tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bomba d'acqua e grandine a Urbagna e nel Montefeltro, e domani c'è allerta gialla della Protezione Civile per forti temporali. Le Marche in piena fase di ripartenza, parrucchierie prese d'assalto e boom di prenotazioni, agende piene fino a giugno. A Fano i bagnini chiedono di pagare l'affitto dell'ombrellone e dello sdraio in anticipo e entro la fine del mese. Proteste per gli aumenti delle tariffe. Pesaro punta sulla mobilità sostenibile, Ricci presenta la nuova flotta di monopatti. Il Comitato Arzilla di Fano lancia un appello al Comune per chiedere l'avanzamento del progetto relativo alla pista ciclabile. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. In apertura il maltempo. Una violenta grandinata si è abbattuta oggi pomeriggio sul Montefeltro, in particolare sulla città di Urbagna, nel Pesarese. Le forti piogge hanno allagato strade e scantinati. Bomba d'acqua e violenta grandinata sul Montefeltro. La Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo con rovesci sparsi nelle Marche, temporali nelle zone interne, e così è stato. La zona più colpita è Urbagna, dove sono caduti chicchi di grandine grossi come noci. La grandinata è durata poco, ma tanto è bastato per rovinare le coltivazioni e formare un tappeto bianco che sembrava neve. Ancora da valutare e quantificare i danni causati. Il forte acquazzone invece ha provocato allagamenti in diverse strade della città, come in via Tasso, via Nardi e via Roma. In azione i vigili del fuoco per aspirare l'acqua da garage e scantinati. Sul posto anche il sindaco Marco Ciccolini insieme all'assessore Emiliano Baffioni, la polizia locale, la protezione civile e gli operai comunali. Il centro funzionale regionale ha prolungato l'allerta gialla fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 20 maggio, con un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica. A causa delle piogge previste anche sulla costa, il comune di Fano ha deciso di annullare l'apertura del mercato settimanale, che era prevista per domattina, e di spostarla a sabato prossimo. Calano ancora i decessi nelle Marche. Il Gores ha appena comunicato che nelle ultime 24 ore è deceduta una persona. Si tratta di un anziano di 94 anni di Recanati, ricoverato a Fermo con patologie pregresse. È la 987esima vittima dall'inizio dell'epidemia da Covid-19. Ieri è stato il giorno della ripartenza. Dopo oltre due mesi anche i parrucchieri hanno riaperto i battenti e, come era prevedibile, sono stati presi letteralmente d'assalto. Contenta di tornare dal parrucchiere? Eh beh, certo, è da febbraio che ho la crescita che ho e devo tagliarli. Quindi il sistema al completo? Al completo. Taglio, piega, colore. Bentornata, normalità. È ripartito ieri anche il settore della bellezza e della cura del corpo. Parrucchieri presi d'assalto e appuntamenti già prenotati fino al mese di giugno. Di dov'è lei? Mondolfo. È venuto per darsi una sistemata dopo oltre due mesi? Ci volevano, no? Come ha fatto in questo periodo? Niente, sono stato a casa e ho fatto. Quindi non si è tagliato i capelli da solo, aspettato? No, no, no. Poi non ho bisogno neanche del colore io, quindi... Guarda come sono combinato. Meno male che ci metto un po' di gel, perché sennò sareggio. Quindi oggi taglio, insomma. Mi sa tanto che faccio tutto e basta. Via, pulizia totale. Così almeno mi risistemo un attimo. I saloni sistemati così come richiesto dai protocolli, dispenser con gel igienizzante all'ingresso, segnaletica a terra per le distanze, pannelli divisori e continua sanificazione. Com'è questo ritorno dal barbiere, dal parrucchiere? Era una cosa che era necessaria, ci voleva, perché dopo due mesi di astinenza, no? Era necessario anche per darsi una sistemata, per presentarsi anche dove uno deve andare, in qualche posto di lavoro, dov'è, in maniera un pochino più decente, più messo bene, ecco.
Come ha fatto in questo periodo, da solo? Non ho fatto niente, sì, allo stato brado, anche perché io ne ho pochi, quindi non è un problema, voglio dire, però, sa, vedersi così e vedersi come era prima fa una certa differenza. Ieri l'emozione dell'apertura dopo 70 giorni di stop forzato. A San Costanzo Simone Boccarossa conta tra i 20 e i 25 clienti al giorno. Con molto piacere, tanta sospirata questa apertura, ci siamo riusciti, con tanti sacrifici ripartiamo. I dipendenti sono tutti al lavoro? Tutti quanti. Il salone per fortuna permette di avere tutte le distanze di sicurezza, laddove non ci sono stati messi dei pannelli divisori di sicurezza. Salone già pieno di clienti? Sì, i clienti chiedono al telefono come devono presentarsi, ma l'importante è la mascherina, prima cosa di tutto, e fare attenzione prima di entrare i spostamenti dentro il salone. E sono puntuali? Sì, spesso io non lo sono. Gli appuntamenti invece? Gli appuntamenti siamo pieni fino a giugno all'incirca, ma era insomma inevitabile. Ve lo aspettavate? Esatto, e con la speranza che anche dopo ritorni tutto alla normalità. Ceriscioli accelera sui 200 milioni per il rilancio a favore delle imprese turistiche marchigiane. Vogliamo mettere entro giugno, ha detto, nelle tasche di queste imprese una risorsa economica a fondo perduto che sia segno di vicinanza della regione a tutti quelli che vorranno ripartire. Lo ha detto nel corso della presentazione del nuovo sito regionale dedicato al turismo. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio regionale e ai capigruppo un consiglio straordinario per il 28 di maggio per varare la legge che determinerà l'utilizzo di questi fondi. Contiamo di uscire con i decreti il 1 giugno e mettere i soldi con l'IBAN sui conti correnti delle imprese turistiche per il 30 di giugno. Bisognerà attendere invece il 29 di maggio per la riapertura delle spiagge. Ieri sera durante la diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri, in tanti ci avete segnalato l'aumento dei prezzi stagionali e la richiesta anticipata dei pagamenti. Noi oggi siamo andati in spiaggia e abbiamo incontrato e abbiamo chiesto direttamente agli operatori balneari come stanno le cose. Per quest'anno non cambiare. Spiagge verso la riapertura, 10 metri quadrati per ciascun ombrellone, mascherina obbligatoria se ci si sposta nell'arenile e attrezzature sanificate, niente assembramenti e partite a beach volley. Gli operatori del settore sono all'opera per accogliere i bagnanti, le spiagge però questa mattina erano ancora deserte, nessun ombrellone, nessun lettino, solo ruspe e operai al lavoro. D'altronde fino a pochi giorni fa erano ancora incerte le regole da rispettare, le richieste invece non si sono fatte attendere. I telefoni che non smettono di squillare e i clienti, soprattutto quelli storici, che vogliono assicurarsi il solito posto. Stessa spiaggia, stesso mare. Stessa spiaggia, stesso mare, cantava Piero Focaccia nel lontano 63. E le abitudini, ancora oggi, sono le stesse. È venuto qua per prenotare l'ombrellone? Sì, cliente fisso. Da quanti anni, signora? È dal 1960. Negli anni, come avete visto l'aumento di prezzi, l'andamento di prezzi? Sempre buoni, sì. Comunque, signora, non vedete l'ora di tornare in spiaggia? Esatto, senz'altro, guardi. Vede, anche oggi siamo venuti giù per ammirare il mare. Torna ancora. Quest'anno, se da una parte c'è chi non bada a spese pur di ottenere la conferma dell'ombrellone, dall'altra c'è chi è preoccupato per l'aumento di prezzi, ma anche per la richiesta da parte di qualche gestore di saldare il conto entro l'inizio della stagione estiva. Tante, infatti, sono le segnalazioni arrivate nel corso della diretta lunedì sera con il sindaco di Fano, Massimo Seri. Ma in linea generale i prezzi non verranno aumentati. Poi è logico che ogni azienda andrà a valutare, andrà a farsi la propria analisi all'interno della propria azienda e vedrà se andare a ritoccare un X per cento dove potrà essere un 2, un 3 o un 5. Stesso discorso per il pagamento anticipato, giusto? Ma il pagamento anticipato è lo stesso, non è una cosa generale per tutti noi, ma è una scelta aziendale che ha fatto qualche azienda, che può essere anche capibile perché comunque sia noi siamo un'azienda come tante altre, quindi bisogna che facciamo l'analisi dei costi, l'analisi di tutte le spese. Un conto è avere un'azienda da 2 dipendenti, un conto è avere
un'azienda da sostenere da 30 dipendenti. L'associazione degli albergatori invece solleva la questione degli ombrelloni che fino allo scorso anno ogni spiaggia riservava ai turisti che alloggiavano negli hotel fanesi. La prossima estate sarà ancora così, vista la stretta su distanze e spazi a disposizione? Io penso che come altri anni non ci siano questo tipo di problematico, perlomeno non ne ho sentito tra i miei colleghi. Penso che tranquillamente si possa andare a discutere con i vari stabilimenti con i quali si servivano prima e sono certo che una soluzione si trova. Discordanti invece sono i pareri dei gestori di spiagge sui costi stagionali. I prezzi verranno aumentati? Un pochino sì, considerando la situazione e la richiesta che c'è, si parla di 50 euro su uno stagionale, diciamo non mi sembra eccessivo, considerato di spalmare questa spesa su 3 mesi. L'intera cifra o un acconto? No, di solito pagano quasi tutto, insomma. Comunque porrò comunque un limite per chi non paga inizio stagione, che è un acconto subito per la conferma, perché sinceramente si è creata un po' di confusione. La gente ha paura, quindi chiamano 10 volte per lo stesso ombrellone, alla fine si fa confusione e quindi pur di evitare di sbagliare così magari un acconto per confermare proprio l'ombrellone e poi il saldo entro il 15 luglio, ma non andrei più là. Invece per i turisti riserverete qualche ombrellone? Sì, mi sono confrontata con l'Hotel Continental che è qui alle mie spalle e sinceramente io sono contenta di dare un servizio. Lo faccio anche perché mi piace che se uno viene in vacanza a Fano comunque poi trova l'ombrellone che possa parlare bene della città. Silvia, anche voi avete già avuto tante richieste, giusto? Tante, tantissime. E quindi io li ringrazio perché, ecco, grazie a loro lavoriamo. Io ho deciso di non aumentare i prezzi per quest'anno, di mantenere fisse le tariffe senza alcun tipo di sconto, e però ho preso questa decisione perché penso che in un momento di difficoltà per molti non sia giusto aumentare, ecco, tutto qua. E quindi volevo insomma privilegiare i miei clienti storici, perché veramente il nostro stabilimento ha clienti anche da 50-60 anni. Pagamenti anticipati? Pagamenti entro metà stagione. In dirittura di arrivo la prima fase dei test sierologici per i dipendenti dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Al termine dei primi esami solo lo 0,4% del personale che si è sottoposto al test sierologico e poi al tampone è risultato positivo. Questi dati sono fondamentali per lavorare al meglio durante la fase 2, spiega il direttore generale Maria Capalbo, oltre a dimostrare come i dispositivi di protezione individuale siano stati utilizzati al meglio. Il monitoraggio però continua per prevenire la diffusione del contagio, prosegue la Capalbo, abbiamo previsto la ripetizione ogni 15 giorni del test. Anche le Marche, come altre regioni italiane, ha avviato la sperimentazione clinica della terapia con il plasma iperimmune, un'opportunità in più per i malati Covid. E noi oggi abbiamo incontrato uno di questi donatori. Vediamo. Fano è una delle città nelle Marche dove è partita la sperimentazione per il plasma iperimmune e quindi sappiamo a che cosa serve, ma conosciamo anche le persone che saranno le protagoniste di questa sperimentazione. Allora, Bacchiocchi, lei è passato attraverso la bufera. Come certo. Sta innanzitutto? Ma adesso direi che sto bene. Sicuramente il peggio è passato, anche se ancora qualche piccolo residuo a livello di stanchezza, ancora ogni tanto lo avverto, però devo dire che insomma il peggio è sicuramente passato. Ecco, sarà uno dei protagonisti, speriamo di sì, che donerà insomma, il proprio plasma per far sì che questa sperimentazione abbia un seguito. Sì, ho fatto subito richiesta di poter donare questo plasma iperimmune, io visto che sono anche un donatore, quindi mi sembrava giusto e logico poter dare un contributo, visto che lo sto dando da anni. E mi hanno chiamato subito dopo e insomma è iniziato il percorso. A tal proposito io vorrei innanzitutto ringraziare la Regione Marche che ha aderito a questa sperimentazione sul plasma iperimmune. Vorrei ringraziare anche l'azienda Marche Nord che ha messo a disposizione la sua struttura, il suo personale medico e ovviamente l'Avis Fano che con la sua organizzazione, il suo personale che ha messo a disposizione per questo percorso, io credo che sono 3 attori principali per poter dare una risposta
ai tanti malati che ancora abbiamo e soprattutto anche in prospettiva futura, in caso di recrudescenza del virus. Io ho fatto il primo percorso ed è il test sierologico per capire quanti anticorpi ho e se ho quella quantità necessaria da poterli donare e al tempo stesso per essere io protetto poi per un eventuale nuovo contagio che io mi auguro che non avvenga. Quindi adesso stanno facendo queste verifiche, occorre tanta cautela e tanta attenzione e tanto studio dietro prima di lanciarci in facili proclami. Io vorrei soltanto anche dire, mettere l'accento su una questione. È ancora sconosciuta del tutto la parte dopo la malattia. Io non so quali conseguenze potrò avere, non so quello che sarà fra un po' di tempo. Quindi io dico, non rischiamo, non rischiate di essere contagiati, cercate di mantenere ancora le distanze, le norme di sicurezza, perché è una malattia nuova di cui non si conoscono le conseguenze. Quindi anche se poi si guarisce, non si sa quello che sarà dopo. Bisogna continuare a fare attenzione finché non abbiamo la certezza che si può guarire e si può guarire bene da questo virus. La vicenda della statuina della Madonna di Lourdes abbandonata in un'aiuola stradale con due viti conficcate negli occhi si arricchisce di ulteriori dettagli raccapriccianti. Si tratta di tre croci rovesciate segnate rispettivamente sulla fronte e sugli zigomi. La statua di gesso, alta circa una trentina di centimetri, era stata abbandonata qualche giorno fa ai bordi di una siepe in un'aiuola stradale vicino al sottopasso sul lungomare di Torrette di Fano. Grazie ad alcune immagini più nitide e ad un primo piano della statua sono emerse anche tre croci rovesciate che inevitabilmente ora aprono scenari diversi e forse più preoccupanti rispetto a prima. La statua ieri pomeriggio, dopo la pubblicazione della notizia sul nostro portale, è stata prelevata dai carabinieri della stazione di Marotta e portata in caserma. I militari ora spetta il compito di individuare la provenienza della statuina, che tra l'altro pare essere di scarsa fattura e di poco valore. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella che l'oggetto sacro sia stato trafugato da qualche edicola votiva oppure anche, se meno probabile, da qualche chiesa o tomba cimiteriale. Difficile invece capire il motivo di un gesto blasfemo così plateale. L'autore potrebbe aver agito per emulazione oppure nel tentativo di inviare un messaggio a qualcuno che abita da quelle parti. Improbabile invece che dietro ci sia la mano di qualche setta, anche perché solitamente queste operano nel segreto assoluto senza mai dare nell'occhio. Qualche aiutino infine potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere installate nella zona e che potrebbero aver ripreso qualcosa di interessante e utile alle indagini. Il fatto che la statua non sia stata rivendicata da nessuno fa pensare che sia stata acquistata dall'autore, che per questo gesto tra l'altro rischia fino a 2 anni di carcere. Cambiamo argomento. Pesaro punta sulla mobilità leggera e sostenibile. È stata presentata una flotta di 200 monopattini elettrici che si possono attivare attraverso un'app. Matteo Ricci insiste sulla mobilità sostenibile. Il passo ulteriore, l'approdo in città del Bird One, i monopattini elettrici in sharing della California, la flotta di 200 mezzi distribuita dal mare alla Torraccia, zona Iperconad, sarà interamente operativa entro il 1 giugno, ma il comune conta di partire già dall'ultimo weekend di maggio. I mezzi saranno periodicamente sanificati. Il sindaco va quindi alla prova, ritenendosi molto soddisfatto. Davvero un ottimo prodotto, siamo molto contenti che questa azienda americana abbia deciso di investire su Pesaro ed è la dimostrazione che siamo diventati davvero una delle città più sostenibili dal punto di vista della mobilità d'Italia. Vogliamo continuare aumentando i chilometri di bicipolitana, vogliamo continuare utilizzando al meglio l'incentivo che il governo ha messo per l'acquisto di bici elettriche e monopattini. Tra i vantaggi, i monopattini sono dotati di batterie 2 volte più lunghe, autonomia maggiore, percorrenza di oltre 48 chilometri, che consente agli utenti di organizzarsi per fare anche lunghi percorsi. Il monopattino presenta un telaio in alluminio rinforzato in acciaio, sistema frenante reattivo e nessun cavo esposto, pannelli di servizio di accesso rapido, illuminazione
illuminazione migliorata e maggiore stabilità su strade sconnesse. Include ruote semisolide senza camera d'aria, progettate su misura per una maggiore protezione dei danneggiamenti e una guida più fluida e confortevole. Per utilizzare il monopattino, evidenziano i referenti, basta scaricare l'app di Bird sul telefono e creare un account. Una volta aperta l'app, ci si può indirizzare verso il monopattino più vicino e scansionare il codice QR per iniziare il viaggio. Il costo è tra i 20 e i 29 centesimi al minuto, più un euro per lo sblocco. Arrivati a destinazione, il monopattino va lasciato in un luogo responsabile, evitando di bloccare marciapiedi o altri spazi pubblici. Dopodiché si può concludere il viaggio tramite app. Attenzione invece per la sanificazione. La sanificazione avviene ad ogni ritiro dei mezzi. I mezzi, quando si scaricano, vengono ritirati e vengono portati in questo magazzino, dove viene effettuata la ricarica, la manutenzione e la sanificazione a tutte le parti che possono essere state toccate, in modo tale che quando vengono rilasciati siano completamente sanificati e sicuri. E sempre a Pesaro questa mattina il sindaco Ricci ha fatto un sopralluogo al San Decenzio. Buongiorno. Siamo un po' strettini, però ci stiamo, dai. L'importante è cominciare a lavorare, poi ci aggiustiamo. Il mercato è ripartito nella massima sicurezza, ha commentato il primo cittadino. Ottimo lavoro dell'assessore Francesca Franquellucci e di tutti gli ambulanti. Mi raccomando, grande prudenza, ha ricordato il sindaco. Teniamo sempre le mascherine e manteniamo le distanze. E restando sempre in tema di mobilità, c'è una richiesta che arriva da un comitato, il comitato Arzilla Viva di Fano, che si rivolge direttamente al comune per chiedere di incentivare la mobilità sostenibile con adeguate infrastrutture e piste ciclabili. Il progetto del ponte della pista ciclabile dell'Arzilla è fermo da 6 anni, ci dicono i componenti del comitato del quartiere, vicini alle problematiche della zona. Il progetto, che prevede la riqualificazione del tratto di strada che collega la zona mare con altri quartieri limitrofi, è stato fatto ma non avviato. In origine il piano prevedeva delle condizioni certe, con abbattimento di alberi presenti e allargamento della sezione. A destare preoccupazione dei residenti è la situazione del ponticello ammalorato negli anni, che presenta segni evidenti di abbandono, come il suolo diventato poco praticabile per la mobilità leggera. Il ponte, situato sopra il torrente Arzilla, presenta anche dei tratti pericolosi, come giunture in ferro a vista, ma anche balaustre di maglia larga che non consentono un'adeguata sicurezza per il transito dei più piccoli. Se dobbiamo incentivare la mobilità leggera, questo non è il modo di portare avanti una mobilità leggera, perché questo ponte è indispensabile per collegare le due parti della pista e come vedete non è nelle condizioni, non tanto per la staticità, per carità, ma proprio per lo stato di degrado in cui si trova. Inoltre non è da sottovalutare anche la usufruibilità da parte dei portatori di handicap, perché in questo momento un portatore di handicap usare o usufruire di questo ponticello è pressoché impossibile. Una passeggiata di una persona, tra virgolette, normale è usufruibile, ma altre persone, bambini e altre persone, fanno fatica ad usarla. Il progetto, ci dice il comitato, è anche seguito da ASET, che da norma avrebbe dovuto finanziare la realizzazione attraverso gli introiti economici dei parcheggi a pagamento. Altra problematica emersa riguarda il torrente, che secondo il comitato dovrebbe essere revisionato dal punto di vista idrico per scongiurare che le acque possano essere contaminate. Attualmente il controllo effettuato dall'ARPAM definisce il torrente come corpo idrico a rischio. Un'acqua inquinata, perché qui raccoglie tutto, questo è un torrente che nasce da Monbaroccio fino a poco tempo fa, ma adesso mi consta che a Santa Maria dell'Arzilla, nel comune di Pesaro, le acque sono state convogliate prima di scaricare nel torrente al depuratore, però ciò nonostante ancora la qualità delle acque non è consona, tant'è che la spiaggia Arzilla e Lido non hanno avuto la bandiera blu.
Risposte ufficiali, i membri del comitato Arzilla non le hanno ancora ricevute da parte dell'amministrazione, per questo rivolgono un appello. L'appello a cui faccio l'amministrazione è che almeno i progetti che sono già nei cassetti e già portati avanti, che vengono eseguiti, però qualcuno dell'amministrazione deve farsi carico e portavoce affinché questi lavori vengano eseguiti anche a livello regionale se necessario. E questo era l'ultimo servizio in scaletta nel nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi ricordo che lunedì prossimo torna Primo Cittadino e ad inaugurare questa nuova serie, visto lo stop forzato di diversi mesi a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, sarà il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, ospite nei nostri studi. Grazie per averci seguito, ci vediamo domani mattina alle ore 7 in diretta nel corso della rassegna stampa Occhio ai Giornali. Arrivederci.